Bene, direi che possiamo riprendere i nostri lavori che, come previsto dal programma, prevedono adesso l'intervento della senatrice Vanna Iori, alla quale farei un applauso, ringraziandola per essere qui, per aver accettato il nostro invito e ringraziandola ovviamente per quanto ha fatto e sta facendo per il mondo dei servizi educativi e delle professioni educative. E, Vanna, io solo qualche elemento, giusto perché tu possa collocarti all'interno di questo seminario nel miglior modo possibile. Noi questa mattina, come sapevi, abbiamo provato a riflettere sul tema del coordinamento, abbiamo provato a spostare un po' il tema dalla figura dell'educatore in senso stretto, che giustamente ha occupato la nostra attenzione negli ultimi 2 anni, ma cominciamo a interrogarci anche sulla questione dei coordinatori, e sappiamo che in qualche modo la legge fa riferimento anche a questo con la figura del pedagogista. E abbiamo voluto farlo attraverso una tavola rotonda in cui si sono confrontati coordinatori di servizi diversi provenienti da territori diversi, però abbiamo individuato anche una serie di criticità comuni e di caratteristiche comuni del coordinatore. Sono state messe in evidenza aspetti di multidisciplinarità, la questione dei servizi socioeducativi ma anche socioassistenziali, di riabilitazione, le figure professionali coinvolte, psicologi e non soltanto, adesso pedagogisti. Quindi insomma il tema ci è sembrato complesso, ma c'è in qualche modo la volontà congiunta e comune di trovarci, di confrontarci e di sentire anche qual è il tuo punto di vista e a che punto siamo del percorso della legge, non soltanto della legge, diciamo del pensiero su questi temi. Quanti giorni abbiamo? Allora, innanzitutto mi scuso se ho poca voce, ma sono giornate di discussione intensa e mi trovo in questa situazione. Spero che mi sentiate anche là in fondo. Allora, mi va molto bene quello che dicevi, Matteo, sulla multidisciplinarità, perché questa è una delle questioni. Siccome io ricevo mediamente ogni giorno dalle 20 alle 50 domande di chiarificazione, anche quando le cose sono chiare, scritte, ma c'è questa specie di ansia, no? Di dubbio, ma avrò capito bene. E in effetti c'è stata questa sovrapposizione fra la laurea per l'educatore di asilo nido e della buona scuola, che non c'entra niente, il decreto 65 che non c'entra niente con la mia legge, ma che molti tendono a sovrapporre come se fosse la stessa cosa. Allora, la mia legge, dico la mia legge così ci capiamo, ma ovviamente non si chiama legge Iori, perché ha avuto un iter molto travagliato, non so se ne avete già parlato, e quindi è stata approvata dentro la legge di bilancio e non è stata approvata nel secondo ramo del Parlamento, mentre le cose paradossali ovviamente, no? Mentre alla Camera non c'era stato neanche un voto contrario, al Senato è stata lì e poi rimandate di giorno in giorno fino a che è finita la legislatura e la legge era ancora lì. Allora io lo devo dire, un ringraziamento a Boccia, deputato oggi ministro, che alle 4 del mattino di uno di quelle giorni nottate della legge di bilancio di dicembre, alle 4 del mattino sono andata da lui, ho spiegato che era una cosa che secondo me nel nostro paese mancava, e di questo sono ancora convinta. Nel nostro paese
noi eravamo l'unico paese europeo che non aveva la figura professionale dell'educatore. Quindi il nostro titolo, così come era dei laureati L19, non dava, se uno andava all'estero, andava a fare il badante o la badante, perché il suo titolo non aveva alcuna validità all'estero e non era richiesto per entrare nei servizi educativi. Quindi oggi almeno questo lo possiamo dare per scontato. Si entra nei servizi educativi solo con la laurea. Quindi smettiamola con l'improvvisazione, con l'idea che chiunque possa fare l'educatore. Fare l'educatore è uno dei mestieri più belli, più affascinanti, ma anche più complicati e quindi richiede una competenza specifica. Ecco quindi la multidisciplinarità. Multidisciplinarità è importante nel senso che gli sguardi delle varie aree disciplinari devono incontrarsi per parlare delle problematiche educative, ma avendo ben chiaro comunque, e questo è il senso dell'aver individuato la L19 come laurea specifica, avendo ben chiaro che c'è un'area di sapere che è il sapere pedagogico che ha per oggetto l'educazione e quindi voglio dire oggetto specifico, quando si parla di psicologia, di sociologia, delle altre scienze che si occupano legittimamente di educazione, però queste scienze devono definirsi psicologia dell'educazione, sociologia dell'educazione. Quindi la pedagogia no, non esiste una pedagogia dell'educazione, perché la pedagogia ha per oggetto l'educazione. Questo è un aspetto importante che dice che la figura professionale è quella dell'educatore per la laurea L19 o una laurea magistrale che è la laurea che comprende chi arriva dalla L19. Quindi lauree comunque di carattere pedagogico, ma lo preciso subito per evitare equivoci, la pedagogia ovviamente non è una scienza autarchica, ma ha bisogno di confrontarsi con le altre scienze dell'educazione. Quindi la pedagogia, diciamo, è in continuo dialogo con il lavoro educativo e sono molto contenta di ciò che mi diceva Matteo poco fa, dell'esperienza che avete fatto in questo Ateneo, perché che porterò come esempio, perché è veramente un'esperienza pilota da questo punto di vista. Pensate al paradosso delle lauree magistrali, che cioè, non so, voi vi fareste curare da un chirurgo che si è preparato con una laurea magistrale? Immagino di no. E così, allo stesso modo, trovo assurdo dare in mano un bambino a persone che si sono formate esclusivamente con le lauree magistrali. Quindi avere un contatto diretto e un dialogo tra le cooperative sociali, il mondo datoriale, diciamo così, e il mondo accademico è proprio l'optimum, è quello che io avevo in testa quando ho elaborato questa legge. E preciso, apro e chiudo la parentesi, quello che è rimasto è solo una parte, perché nella legge di bilancio abbiamo dovuto sforbiciare, quindi però era proprio esattamente questo il senso, cioè chi lavora nell'ambito educativo acquisisce una competenza che è un valore, ed è un valore per un mondo accademico che non voglia porsi come un mondo distante dalla realtà.
così come è importante ed è un valore per chi lavora nell'ambito educativo confrontarsi e arricchire le sue conoscenze con gli studi, le ricerche del mondo accademico. Io lo vedo un po' come una spirale, nel senso che la pratica si arricchisce della teoria, la teoria si arricchisce della pratica in questo arricchimento reciproco che fa la crescita del lavoro educativo. Quindi questo credo che sia un punto importantissimo, questo che qui avete realizzato, e spero proprio che sia davvero la base di partenza di un modo di avvicinare il mondo accademico al mondo dei servizi, perché purtroppo, lo devo dire, io vengo dal mondo accademico, sono entrata in Parlamento come cosiddetta società civile, quindi non ho un curriculum di partito, ma ho un curriculum accademico prevalentemente. E purtroppo, e quindi lo conosco bene, molte volte l'accademia è distante ed è percepita come distante da chi opera nei servizi, e talvolta questa distanza diventa anche diffidenza, diventa ostilità persino. Dunque, lavorare insieme è davvero una grande, grandissima ricchezza per entrambi i versanti e dunque per l'insieme dei servizi sociali con cui i servizi educativi entrano in rete. Sto pensando ai servizi alla genitorialità, sto pensando non solo all'infanzia, ovviamente, non solo ai servizi educativi in senso tradizionale, ma sto pensando ai servizi educativi per tutto l'arco della vita, quindi alle persone che lavorano con ambiti diversi, che vanno dal carcere alla genitorialità, alla genitorialità difficile, alla genitorialità nelle fasi critiche della separazione o nelle fasi difficili dell'adozione o dell'affido, dove purtroppo ancora oggi le agenzie per le adozioni abbandonano in molti casi la famiglia una volta che ha avuto il bambino in adozione e non la seguono come sarebbe invece necessario, ed è a mio parere anche una delle cause dei tanti fallimenti in adozione, perché anche se non ci si improvvisa educatori, come dicevo prima, non ci si improvvisa nemmeno genitori. Quindi accompagnare, a mio parere, i genitori fin da prima della nascita, ma sicuramente dai primi giorni di vita, non solo esistono servizi in questo senso, ma esistono per le genitorialità cosiddette a rischio, non so, quando c'è la segnalazione di una madre a rischio di infanticidio, e quindi solo su determinati casi. Invece io credo che tutti i genitori dovrebbero essere accompagnati, perché quando arrivano a casa, soprattutto le primipare, diciamo, no? Che arrivano a casa col loro fagottino che avevano immaginato ma che non avevano ancora avuto in mano, in carne ed ossa, anche per queste persone è importante conoscere il passaggio, per esempio, dal 2 al 3, il passaggio alla responsabilità. Oggi abbiamo molti genitori smarriti, molti genitori che chiedono aiuto allo psicologo o al medico, quindi c'è una tendenza a medicalizzare il normale rapporto, le normali criticità della genitorialità. Quindi questo è un aspetto secondo me importante e che va sottolineato, potenziato in ogni servizio educativo, quindi non solo in quelli i servizi diretti ai genitori, ma anche nei servizi diretti all'infanzia. Nei servizi all'infanzia favorire l'incontro tra genitori, le esperienze di cogenitorialità,
nelle fasi, per esempio, di incontro tra genitori che provengono da culture diverse, mi riferisco all'immigrazione, oppure genitori che hanno figli con diverse forme di disabilità che sono proprio diverse l'una dall'altra e quindi in molti casi richiedono quel diciamo sostegno, quell'affiancamento che viene dagli altri genitori. E credo che quindi sia importante qualificare questo personale e questo almeno la legge lo richiede. Ho usato il verbo qualificare non a caso perché la legge dice da ora in poi entrerà solo chi ha la laurea L19, ma che cosa ne è di tutti quelli che non avevano la laurea e da anni avevano acquisito esperienza educativa? Ecco quindi il senso dei 60 CFU, che era questo, cioè dare la possibilità di ottenere un titolo spendibile sul mercato in tutto e per tutto, perché la legge in un comma dice che nessuno è licenziabile, ok, ma se io voglio cambiare lavoro o se voglio cambiare ambito, coi 60 CFU posso farlo. Quindi i 60 CFU sono una qualifica ovviamente, ma non una laurea, ma danno diritto al 100% accedere agli stessi servizi a cui si può accedere con la laurea. Non solo, ma in molti atenei i 60 CFU vengono riconosciuti nel caso qualcuno decida di iscriversi alla laurea triennale. Anche questo è un aspetto importante, secondo me, perché studiando magari viene voglia di studiare ancora di più e quindi anche questo è un aspetto importante. Quindi non licenziabilità e possibilità di conseguire, come praticamente è avvenuto in tutti gli atenei, di conseguire la qualifica con i 60 CFU. Le questioni aperte sono tante, le storie sono diverse. Una delle difficoltà, era rimasto tra i tagli della legge di bilancio 2017, rimasto fuori la possibilità di lavorare nell'ambito educativo, socio-assistenziale e sanitario. Anche qui, con grande discussione, è passato nella seconda legge di bilancio, quindi nell'ultima legge di bilancio, il comma che consente l'accesso ai servizi socioassistenziali, anzi due commi importanti, uno mio ed è questo, cioè la possibilità di accedere ai servizi socioassistenziali, virgola, limitatamente agli aspetti educativi. Capisco anch'io che molti mi hanno contestato la virgola e quel pezzetto lì, ma d'altra parte che cosa fa l'educatore se non lavorare sugli aspetti educativi? Quindi non c'erano molte possibilità di replicare. Il difficile è di dire quali sono poi gli aspetti educativi e quelli sanitari. E questo è un altro tema aperto su cui qualcosa vorrei dire. Il secondo comma, dico quello che è già intanto passato, il secondo comma è quello degli elenchi speciali per chi lavora nell'ambito sanitario e quindi anche quello degli educatori che lavorano in ambito sanitario, con i titoli più disparati. Allora, questo elenco ha tardato ad uscire perché la dottoressa Ugenti, che è la responsabile, è stata messa in difficoltà a sua volta da tante difficoltà, che abbiamo chiamato in audizione, in commissione, e che si è detta favorevole a questo. Bene, queste persone
possono, che abbiano almeno 36 mesi di servizio, possono continuare a lavorare in ambito socioassistenziale e sanitario. Quindi anche questa è una sanatoria, ovviamente sto parlando di sanatorie con tutti i limiti delle sanatorie, che comunque sono fasi di transizione che salvano dal licenziamento e dalla strada persone che già lavorano. Per quanto riguarda invece l'aspetto delle due figure, questo è un aspetto che ancora, delle due figure di educatore che abbiamo nel nostro paese, questo è un aspetto ancora irrisolto, perché noi abbiamo due figure, i laureati SNT2 che provengono da medicina con una laurea triennale abilitante e i laureati L19 che provengono da scienze dell'educazione con una laurea triennale non abilitante, perché abilitante è solo la magistrale per la facoltà di scienze dell'educazione. E originariamente la storia di questa divisione di figure è legata al fatto che originariamente già il decreto De Gan non era riuscito a stabilire bene la fisionomia di questa figura, tant'è vero che viene ascritta alle figure di dubbia identità, proprio così viene definita. Questa figura di dubbia identità è poi passata quando era ministro Labindi, è passata alle figure sanitarie, è entrata nell'ambito sanitario, con la prospettiva di creare delle interfacoltà tra medicina e le altre facoltà, che però facevano capo a medicina. Nel frattempo la facoltà originaria di scienze dell'educazione, che era pedagogia, era laurea in pedagogia, a sua volta si è trasformata in laurea triennale più laurea magistrale, e quindi c'è stato un cambiamento di percorso. Alla fine sono pochissime, praticamente Torino e Sassari, credo, le interfacoltà, dove si sono create davvero le lauree interfacoltà. Nella maggior parte dei casi la SNT2 è diventata sempre più di carattere sanitario per il tipo di insegnamento, e la L19 sempre più di carattere pedagogico-umanistico, diciamo. Quindi sono due lauree molto diverse. La differenza più grossa però è legata al numero chiuso, che è molto restrittivo per chi si iscrive alla SNT2, è molto più elastico in molte facoltà non c'è nemmeno, per la L19. Risultato, noi abbiamo oggi 600 iscritti e frequentanti della laurea SNT2 e 46.600 iscritti e frequentanti nella L19. Questa differenza, tra l'altro, non è 46.600, sì, non è solo legata al fatto che una è numero chiuso e l'altra è numero aperto, è legata anche al fatto che c'è una alta occupabilità. I laureati in L19 sono in quasi tutti gli atenei la prima facoltà come sbocco occupazionale. Poi, che siano pagati poco, che facciano dei lavori poco valutati, eccetera, è certamente vero, però di fatto non sono disoccupati quanto laureati, per esempio, non so, di economia o di giurisprudenza, che sono giurisprudenza un po' il fanalino di coda. Quindi credo che sia interessante anche questo aspetto. Le audizioni che abbiamo avuto dei sindacati e delle cooperative sociali chiedono la figura unica. Naturalmente abbiamo avuto in audizione anche il CUN, però la figura unica come? Dato che una parte è un numero chiuso, una parte no, e questo è un problema ancora aperto,
sul quale mi spenderò, non so con quali risultati, ma avevo già parlato con il responsabile dell'ufficio legislativo del MIUR a suo tempo e avevo già preso appuntamento con la dottoressa Ugenti. Poi è cambiato il governo e quindi bisogna ripartire da capo perché anche i funzionari non sono più gli stessi, quindi non si può nemmeno riprendere il discorso, bisogna ricominciarlo da capo. E questo non sarà facile, anche perché oggettivamente non sappiamo quanto durerà la legislatura. Insomma, io tutto quello che posso dire è che mi impegnerò per questa figura unica, che per molti in audizione figura unica, una delle soluzioni proposte, era figura unica sì da scienze dell'educazione, visto che siamo l'unico paese in Europa dove degli educatori, proprio col titolo di educatore, si laureano a medicina. Cioè non è così scontato, no? E da noi è legato alla storia che dicevo prima. Quindi laureati e magari cambiando nome, questa era un'altra proposta che veniva fuori, senza chiudere, perché poi naturalmente mi rendo conto anche degli equilibri accademici. Allora, senza chiudere SNT2 si può cambiare nome, che recuperare il nome che aveva già nella legge originaria che istituiva questa figura e quindi spostarsi più sull'aspetto riabilitativo che non su quello educativo. Potrebbe essere una delle soluzioni. Fondere le due lauree la vedo molto difficile per la diversità dei corsi di laurea, nel senso che se SNT2 fa farmacologia come uno degli esami più frequenti, in alcuni casi non, mi sono trovata anche con nemmeno un esame di pedagogia. Quindi è difficile fondere due lauree con due percorsi così diversi. E poi il problema dei problemi, suscitato in questo caso dal decreto 3 del decreto Lorenzin, questi sono figure sanitarie e quindi con il rischio paventato da qualcuno che gli altri, non essendo figura sanitaria e fino a quel comma che citavo prima, anche quello presidiato con le unghie e con i denti, il rischio di esercizio abusivo della professione in ambito sanitario. Quindi, insomma, la situazione certamente è complicata parecchio e non è in dirittura d'arrivo. In questa legislatura sono appena stati nominati i nuovi sottosegretari. Sono contenta di sapere che Sandra Zampa è sottosegretario alla salute, perché aveva seguito nell'altra legislatura il percorso degli educatori, quindi almeno sa di cosa stiamo parlando, che è già molto. E quindi con lei avrò presto un incontro. Avrò un incontro anche, quindi mi sono già messa avanti, nel senso che avrò un incontro anche con i rappresentanti appunto della CUNSF e del CONCLEP, proprio per vedere anche per loro quali sono le proposte, le alternative. Insomma, questo secondo me è il problema più grave da risolvere anche per le stesse cooperative sociali, che ogni volta me lo segnalano, perché se devono concorrere per una gara di appalto di figure di educatore, quale educatore? Allora, alcune regioni si sono messe avanti, per esempio la regione Piemonte ha già fatto un'equiparazione, dice quando si fa il bando per educatore vale per tutte e due le figure. Questa è un'altra soluzione, per esempio, presa dalle regioni, non dagli atenei, che va incontro anche in questo caso alle richieste delle parti datoriali. Non so se mi sto dilungando troppo sulla parte normativa, perché il titolo diceva anche esigenza di senso. Allora, queste cose
di cui ho parlato fino adesso spesso sono anche cose senza senso, nel senso che in molti casi sono, diciamo, stratificazioni di norme senza che sia stata mai prevista una normativa organica e onnicomprensiva che chiarisse finalmente le figure, l'accesso, i requisiti di accesso. Allora, per il pedagogista in particolare e per il sapere pedagogico, appunto, i riferimenti europei li abbiamo e sono chiari e sono nelle normative dell'EQF, European Qualification Framework, che è il quadro delle competenze che leggo, sono due righe, di istituire un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli, sia per l'istruzione generale superiore, sia per l'istruzione e la formazione professionale. Allora, il quadro europeo delle qualificazioni ci dice quali dovrebbero essere gli aspetti delle qualificazioni, quindi come garantire il riconoscimento professionale e quali sono le competenze necessarie per garantire questo riconoscimento professionale. Allora, anche in questo senso le competenze sono esplicitate in modo molto chiaro. Il pedagogista, in specifico, deve essere in possesso di conoscenze, anche qui cito, e competenze delle discipline pedagogiche, virgola, metodologiche, virgola, didattiche, filosofiche, sociologiche, psicologiche, e svolgere le seguenti attività pedagogiche, due punti, progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione. Ed è quello che un coordinatore, un pedagogista, un coordinatore dei servizi dovrebbe saper fare. Vengo proprio adesso da un convegno sulla figura del coordinatore dei servizi 06 in questo caso. E queste competenze sono importantissime perché sono le competenze che ti consentono di metterti in relazione, intanto di monitorare e quindi acquisire il valore di quelle competenze, trasmetterlo ad altre esperienze che possano arricchirsene, cioè ogni esperienza è ricchezza per le altre esperienze, condividere, supervisionare, anche questo è importantissimo. Spesso gli educatori sono lasciati soli, sono lasciati a se stessi nel ruolo di coordinatori soprattutto, di educatori anche, ma di coordinatori ancora di più. Allora, incontrarsi con altri coordinatori, condividere con loro le proprie frustrazioni, le proprie rabbie, il proprio senso di inadeguatezza, le proprie gioie, le proprie soddisfazioni, le cose che sono riuscite bene, che hanno funzionato. Guardate che questo è il sapere che arricchisce. Oggi invece, purtroppo, i coordinatori magari parlano fra loro negli interstizi di tempo. Non c'è un luogo di equipe, di condivisione dell'esperienza coordinativa. Ecco allora l'importanza appunto del trovare il senso. Il senso non lo si trova da soli, lo si trova insieme agli altri. L'esigenza di senso però è indispensabile perché lavorare in ambito educativo non è un lavoro impiegatizio, è un lavoro che richiede certamente, come ho detto finora, competenze, ma tra queste competenze in primis richiede competenze emotive, competenze sui sentimenti, competenze sulla vita emotiva e passione.
perché è un lavoro che senza passione non si può fare, è un lavoro che senza passione esaurisce. Io ho fatto un'esperienza, per esempio, molto bella di condivisione diaristica delle operatrici che scrivevano, quando l'urgenza di scrivere era molto forte, nei vari servizi, non solo negli asili o non solo nei servizi strettamente educativi, anche nei servizi delle assistenti sociali, nei servizi della sanità anche, c'erano delle logopediste, per esempio, persone che avevano a che fare con, per esempio, una paziente che non avrebbe mai più parlato in vita sua e quindi ci si capiva attraverso lo sguardo. Allora, di fronte al dolore, di fronte alla sofferenza dei bambini, degli adulti, degli anziani, dei genitori, delle madri che subiscono violenza, di cui i bambini sono portatori, potremmo fare, voi più di me, una ricca galleria di situazioni critiche. Bene, davanti a queste situazioni critiche, la scrittura è un luogo di contatto con se stessi, ma anche di condivisione con gli altri, perché leggere ciò che scrivono gli altri è anche leggere se stessi e quindi poter trovare la forza di andare avanti anziché farsi esaurire emotivamente dentro un lavoro che è affascinante, bellissimo, quanto altamente pericoloso per il coinvolgimento emotivo. In molti casi il coinvolgimento è così forte che appunto degenera in quei casi di violenze o di abusi di cui la cronaca ogni tanto purtroppo ci riporta episodi raccapriccianti. Come è accaduto questo? E poi, se andiamo a vedere, scopriamo che magari la persona, l'operatrice, l'operatore era mobbizzato o era sotto stress anche per ragioni personali. Allora il coordinatore deve avere le antenne anche per capire quando l'operatore, chi si sta separando per esempio dal proprio coniuge, certamente che è in difficoltà, in crisi, e chi mi dice che i suoi problemi personali li lascia fuori dalla porta, mente clamorosamente, perché questi problemi personali non si lasciano mai fuori dalla porta. In qualche modo si ritorcono sempre sui soggetti con cui lavoriamo. Ed è molto più pericoloso non averne consapevolezza e pensare di averli lasciati fuori dalla porta che averne consapevolezza, perché averne consapevolezza ci mette un po' più in guardia rispetto al far pagare ad altri le nostre criticità esistenziali. Ecco, allora il sapere emotivo, la crescita emotiva, la crescita dei sentimenti sono degli strumenti professionali di primo piano, di cui peraltro si parla pochissimo, oppure si danno delle regoline codificate come se fosse facile risolvere, oppure ci si rivolge allo psicologo, allo psichiatra, al medico, medicalizzando ciò che invece starebbe dentro una relazione educativa. Quindi il pedagogista rientra allora nel quadro delle conoscenze delle politiche europee, coinvolge nella sua qualificazione gli enti stessi, ma anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione e l'Università, coinvolge chi forma e chi si rapporta con gli enti datoriali, coinvolge i sindacati per la contrattazione, perché tutti sappiamo che gli educatori sono pagati pochissimo, troppo poco rispetto alla loro professione. Allora, indirettamente la mia legge, dicendo che ci vuole la laurea, qualifica il lavoro stesso degli educatori e apre la possibilità
ad un inquadramento contrattuale, ovviamente che non avviene in giornata, non è che il giorno dopo i sindacati erano lì pronti a dire aspettavamo giusto il titolo per cambiare il contratto, però negli incontri che ho avuto con i sindacati, molto proficui tra l'altro, anche i sindacati hanno cominciato a rendersi conto di quanto sia importante questa figura e il lavoro che fa per la civiltà di un paese. Questa è la cosa importante. Non è un lavoro solo individuale, è un lavoro collettivo, sociale, politico. L'educazione non è mai una questione privata, è sempre una questione pubblica e perciò politica. Quindi chi lavora sugli aspetti educativi lavora sempre anche sul versante politico, perché dietro una scelta educativa c'è sempre una visione politica e quindi si lavora sempre per una visione del mondo che è una visione politica. Quindi è una componente etico-politica che si traduce in azioni pedagogiche, perché la pedagogia è politica. Che lo vogliamo o no, che ci piaccia o no, è così. Guardate il modo di fare scuola nei vari paesi europei e cogliete subito il nesso fra l'impostazione politica di ogni paese e la qualità delle loro scuole o del loro modo di rapportarsi. Allora, quello che ci aspetta adesso è proprio questo. È il prendersi cura di chi si prende cura e il lavorare su questo, sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista della creazione di occasioni di senso, di occasioni in cui il nostro lavoro educativo, il nostro lavoro pedagogico abbia senso, trovi senso. Perché senza questa possibilità, senza la possibilità di trovare senso in quello che facciamo, ridiventiamo dei burocrati e snaturiamo il nostro lavoro, snaturiamo il lavoro educativo. Io mi fermo qui, vi ringrazio dell'attenzione. Bene, allora ringraziamo la senatrice Iori per questo intervento che non è soltanto, come avete compreso, di natura tecnica, normativa, ma è evidentemente di ampio respiro. Siamo arrivati a toccare questioni appunto etiche, politiche, che poi stanno alla base del lavoro di tutti quanti noi. E la senatrice Iori ci aveva dato la disponibilità di un confronto anche con lei, di un dibattito, e quindi, come dire, abbiamo ancora circa una trentina di minuti a disposizione, se non abusiamo della sua voce, della pazienza della voce, per un confronto con lei. E quindi adesso abbiamo un gelato che facciamo girare in sala se dovessero esserci delle domande. Io intanto rompo il ghiaccio, va bene, ne faccio un paio io. Forse interpretando anche alcuni dei sentimenti che sono emersi in sala, anche rispetto a quello che è emerso questa mattina, una prima domanda legata a questa e poi una seconda domanda un po' più tecnica. La prima che ti faccio, quella appunto, torniamo sul tema del coordinamento, giustamente ci siamo concentrati sulla figura del pedagogista, la legge fa riferimento alla figura del pedagogista, sono menzionate 4 lauree magistrali di ambito pedagogico, però quello che è emerso questa mattina nel confronto è che il lavoro di coordinamento, la posizione, la funzione di coordinamento in questo momento è presidiata da varie figure e da vari profili. E soprattutto penso, a parte quelli privi di titolo, e un po' torniamo sulla vicenda che già conosciamo degli educatori sociopedagogici, ci sono anche altre lauree. Oggi due dei coordinatori dicono noi siamo psicologi, no? E però in servizi che sono, come dire, borderline tra il socio educativo, e si sono interrogati su questo, e il socio assistenziale o addirittura il socio riabilitativo. Quindi la domanda è, in prospettiva,
che cosa accadrà a quei coordinatori che svolgono da anni questa funzione, hanno acquisito sul campo un'esperienza professionale estremamente significativa, ma non hanno per esempio la laurea magistrale di ambito pedagogico. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, tu citavi il CUNSF e il CONCLEP, traduco per i non addetti, e il CUN, traduco per i non addetti ai lavori, il CUNSF è diciamo il consorzio che lega le università, le facoltà di scienze della formazione, il consiglio che lega le facoltà di scienze della formazione, il CONCLEP è il coordinamento dei corsi di studio per educatori, quindi L19 e magistrali. E su questo, Vanna, c'è un altro piccolo problema, secondo me, ne approfitto perché so che ti vedrai con Silvana Calaprice il 24 e il 25, c'è la riunione del CONCLEP. Tu giustamente hai ricordato in apertura del tuo intervento, e lo ribadiamo ancora una volta, che decreto 65 e legge 205 non c'entrano nulla l'uno con l'altro dal punto di vista della regia, ma in realtà nel momento in cui si applicano all'interno dei corsi di studio qualche problema lo creano. E quello che noi come Ateneo abbiamo, il problema che stiamo incontrando, ma sappiamo molto bene che non siamo gli unici, è la necessità da una parte di attivare il doppio curriculum per l'educatore dei servizi di infanzia e per l'educatore sociopedagogico, trovandoci però poi nell'imbarazzo, perché di questo si tratta, di offrire delle opportunità professionali a chi sceglie l'indirizzo per i servizi di infanzia sostanzialmente trasversali e non viceversa. E questo, secondo me, per noi che coordiniamo i corsi di studio, è un problema che si deve risolvere al più presto. Capisco che non è facile, però è probabilmente uno degli aspetti più centrali in questo momento. Ecco, queste sono le mie due domande e sono già belle toste. E se ci sono altri interventi, preferisci rispondere? Li raccogliamo? Raccogliamo, perfetto. Ci sono altri interventi, altre questioni? Suggestioni o contributi? Paola. Grazie intanto alla senatrice di essere qui e volevo solo anche trasferirla, immagino che glielo diranno tutti, però in effetti noi, che io sono una cooperatrice sociale qui anche in veste di rappresentante di Federsolidarietà, quello che si è mosso è una piccola rivoluzione, una rivoluzione che se all'inizio abbiamo vissuto con paura, con disorientamento, adesso, al termine di questa prima tornata, per esempio, di riqualifica appena conclusa dall'Università di Trieste, la guardiamo con un bel sorriso, con una grande soddisfazione, perché abbiamo, sì, mi sento proprio di dirglielo, con tutte le difficoltà, che è inutile che io le dica, lei le conosce meglio di me, e i temi aperti li ha esposti, ma perché io credo che, come ho detto in apertura oggi, la cosa più significativa è che i nostri servizi miglioreranno. Miglioreranno i servizi perché i nostri educatori hanno acquisito quell'apparato anche teorico dentro il quale hanno inserito la spina di tutte le loro esperienze. E quindi è come se qualcosa fa clac interiormente, no? Si ricompone un quadro interiore anche, quindi andando, che impatta anche sugli aspetti emotivi, perché questa qualifica dà sicurezza anche emotiva ai nostri educatori e fa nascere un virtuosismo di cui stiamo già cominciando a vedere i primi segni, iniziative nuove, apertura, utilizzo di strumenti, anche banalmente il computer che prima non volevano approcciare, e questi aspetti. Questo era solo un piccolo contributo al suo lavoro, per cui la ringrazio. I temi aperti sono quelli che abbiamo esposto, la mia domanda era esattamente quella del professor Cornacchia rispetto al tema dei coordinatori in funzione adesso, no? Che abbiamo adesso nei servizi. Aggiungo solo quindi un'osservazione che mi sentivo di mettere, visto che in sala ci sono anche dei parecchi studenti. Lei ha detto correttamente che gli educatori sono pagati poco e male, è vero. Un po' è il mondo del terzo settore, della cooperazione sociale in generale. Volevo solo, mi permetto di fare una piccola precisazione, perché è importante che questo venga conosciuta dagli studenti sin dall'inizio della loro carriera.
90 volte su 100 non è cattiva volontà degli enti gestori, delle cooperative sociali, eccetera, ma è proprio un problema di trasferimento di risorse. Quindi il fatto che il nostro lavoro sia sostanzialmente poco valorizzato in termini proprio politici, quindi il suo lavoro aiuta anche in questo, cioè dire adesso, d'ora in poi, sappiate che gli educatori, tutti gli educatori in forze ai nostri servizi, saranno persone laureate, quindi vogliamo dargli almeno il livello di 2 del nostro contratto collettivo nazionale. Questo dovrà portare le stazioni appaltanti a mettere maggiori risorse nei capitolati. Se questo non accade, noi a ricaduta paghiamo tutti poco e male. E quindi ecco, in questo senso ricordare questi aspetti. La ringrazio. In attesa di altri eventuali interventi e altre domande, vedo già Luca. Paola mi ha suggerito una cosa che voglio restituirti e restituirvi, perché la legge non è la mia legge, però insomma ti riconosciamo un merito importante. Ecco, ti restituiamo questa cosa qui. Quando da lunedì a giovedì abbiamo concluso la discussione dei project work dei 300 educatori che hanno seguito il nostro corso, l'espressione più utilizzata al momento della discussione, quando venivano da noi e ci presentavano il loro progetto, era più o meno questa. Ci dicevano, ecco, abbiamo, grazie a questo corso, abbiamo dato una cornice e un nome a cose che facevamo già. Ed è, credo, la sintesi di quello che stava dicendo Paola. Grazie. Luca Fontana, sempre Fede Solidarietà. La ringrazio per la passione del suo intervento, perché in questi ultimi tempi la passione viene espressa con altre caratteristiche. Questa è una passione emotiva interna di chi sta vivendo il nostro paese, e quindi grazie. E su questo mi aggancio su una impressione che, mentre lei stava parlando, un'immagine che mi sovveniva, che era quella della famiglia, cioè la mamma, il papà, lo zio, lo nonno, qualcuno che arriva da fuori, che parlano di un bambino piccolo e che magari si interrogano sull'accompagnarlo, no, nella vita adulta, e che poi incontrerà mille problemi. Il mio intervento prima era sulla salute mentale, e io sono psicologo, e non lo dico ma perché c'entra sull'intervento. Allora, l'immagine, adesso la estrapolo e vado a dire che è importantissimo lavorare e spingere in questi momenti di confronto interdisciplinare, che è un elemento di questi tempi fondamentale per la buona riuscita di qualsiasi intervento. Allora, ecco, la sollecitazione è proprio riuscire a portare avanti sui diversi livelli, che oggi abbiamo vissuto un momento importante di condivisione tra l'università e l'esperienza, che poi in realtà nasce già da un bel po', perché ne stiamo lavorando assieme, ma poi anche su mille altri livelli. Gli enti pubblici, quindi comuni, regioni, mi aggancio a ciò che diceva Paola, che fanno i capitolati, sono un'altra parte fondamentale che debbono essere coinvolti, sia sul versante economico, ma anche poi sul versante dei contenuti che vanno a scrivere nei capitolati, perché poi se i due elementi non sono tenuti presenti e fatti accompagnati, di disastri se ne vedono in giro di tutti i colori. Quindi grazie ancora sulla passione che ci mette. E poi a rispondere, perché c'è già parecchia carne. Allora, comincio dalla passione, perché credo che fare politica senza passione sia una cosa tristissima, e quindi non mi darebbe l'energia di prendermi su ogni settimana, prendere il mio trenino e nel fine andare a Roma, incavolarmi il più delle volte, eccetera, il più delle volte per niente. E nel weekend, come oggi, passare molti weekend, la maggior parte,
in incontri su questi temi. Lo dico perché vale per me, vale per tutti. Cioè, se lei ha notato la mia passione, io credo che allo stesso modo ogni utente noti la passione di chi fa questo lavoro. E questo valeva quando facevo l'insegnante universitaria o prima ho fatto l'insegnante di liceo, quando facevo il dottorato. Quindi la passione, secondo me, è una cosa che diventa poi contagiosa, che diventa contagiosa socialmente. Io che di anni ne ho un pochino, mi accorgo che maturano dei frutti che non avrei mai immaginato, cioè che ho trovato delle mie allieve o dei miei allievi ancora di liceo, e li ho trovati a delle iniziative che non avrei mai immaginato e ancora contente di un'esperienza comune di educazione fatta magari 20 anni prima, quindi o 30. E questo, secondo me, per questo dicevo esigenza di senso. Se noi diamo senso a quello che facciamo, trasmettiamo il senso, trasmettiamo l'esigenza di senso e trasmettiamo l'idea che non si può fare una vita vuota. A nessun livello, io non sono una tattica politica, però quello che sono riuscita a fare, una legge in una legislatura, era la mia prima legislatura, non è una cosa così scontata e credo che sia dovuta alla tenacia, alla passione appunto e alla profonda, a volte con delle ingenuità, mi rendo conto io stessa, però alla profonda volontà di far passare un principio, un'idea, un contenuto. E questo principio è proprio quello di dire: il lavoro educativo qualifica il futuro del nostro paese dal punto di vista sociale, umano, economico, culturale. E se noi lasciamo l'educazione, se noi non lasciamo che passi questo principio e non investiamo anche economicamente sull'educazione, il nostro paese sarà sempre agli ultimi posti, non solo nei rapporti OCSE, ma il nostro paese sarà sempre agli ultimi posti perché noi non produciamo ricchezza se non abbiamo sapere. E sapere lo sto dicendo a 360 gradi, ovviamente. Quindi parlavo dei genitori, ma perché mi sembra che il primo luogo dove avviene l'educazione è la famiglia, ma un genitore che chatta in continuazione, ed è la norma, quante mamme vedete in giro che chattano mentre spingono il passeggino del loro bambino? Tante, fateci caso. Quante mamme vedete, io le vedo in treno, che mettono i loro figli davanti a uno smartphone e così tace, al ristorante, in treno, ovunque. Allora, a tavola, ognuno pensa ai suoi, e sono vicini fisicamente, ma non sono vicini. Genitori che si stupiscono poi nell'adolescenza dei risultati. Io ho fatto recentemente un convegno con Umberto Galimberti sul tema, il titolo del convegno era 1 su 4 ed è il risultato di una ricerca sugli adolescenti. 1 su 4 fa uso di dai cannabinoidi o sostanze più pesanti. 1 su 4 adolescenti. La domanda non è sulla sostanza. La domanda che mi ha colpito di più è, nel questionario che hanno compilato questi ragazzi, i tuoi genitori come vivono questa tua la conoscenza di questa tua scelta? E le risposte erano in maggioranza: non gliene importa niente, non lo sanno,
Non gliene, non, oppure se lascio un segno, se lascio una siringa sul lavandino di casa, fanno finta di niente, non mi dicono niente, perché hanno paura di affrontare i problemi veri della vita. Meglio comprargli uno zaino nuovo quando cominciano le scuole, meglio consentirgli un Erasmus senza magari sapere poi veramente che cosa fa. Queste sono le carenze educative di cui parlavo, che non sono solo la carenza dei servizi, perché in certe regioni, come in questa, i servizi ci sono. Il convegno di cui parlo l'ho fatto a Reggio Emilia, dove i servizi ci sono, sono servizi di eccellenza. Però questa quasi paura dei genitori di affrontare i problemi veri di senso della vita mi fa paura. E quindi ben venga, secondo me, il contagio della passione, proprio, non saprei come altro chiamarla. E per quanto riguarda il decreto 65, no, prima un'altra cosa, le esperienze, io vi faccio una proposta, così non sono venuta qua per niente. Perché non facciamo non proviamo a fare una pubblicazione su questa e la facciamo circolare su questa esperienza? Perché trovo molto molto bella questa frase, aver dato cornice e parole a quello che facevamo senza averne consapevolezza. È proprio l'incarnazione di quell'arricchimento teoria pratica di cui c'è bisogno, perché i nostri atenei spesso sono strutture vuote di passione, vuote di esperienza. Abbiamo, io lo dico come docente, ma abbiamo tanti docenti che vengono, fanno le loro 3 ore su Pestalozzi, ma poi finisce lì, cioè non, e gli studenti in questo modo imparano che possono andare a dare il loro esamino senza senso, senza trovare senso, dato, fatto anche questo, via, no? E questo io trovo che sia terribile. Quindi cerchiamo anche noi di dare senso. Questa trovo un'esperienza molto bella, potremmo farne un volumetto, un instant, insomma, non dico un trattato, ma è proprio una restituzione che si può fare, è un bel esempio che si è fatto, che qualcosa si è fatto. L'altra cosa, vado sulle più difficili, allora è vero che il decreto 65 è un'altra cosa, che non c'entra con la mia legge. Io quando ho fatto la mia legge ero in commissione giustizia nella scorsa legislatura, quindi non c'entravo né con la buona scuola né con... Sì, mi interessavo ovviamente, ma non era la mia commissione, quindi non ho partecipato all'iter della buona scuola. Mi sono premurata di dire a chi di dovere che secondo me non aveva molto senso questo percorso, ne aveva ancora meno scienze della formazione primaria più un anno, cioè 6 anni, insomma, per andare al nido mi sembrava un po' improprio, insomma, e quindi ho cercato invano. So che molti atenei si stanno autodifendendo, nel senso che inseriscono i CFU richiesti nell'indirizzo specifico nei corsi normali, e questo lo fanno soprattutto i piccoli atenei che non possono permettersi, perché il modello era ovviamente il modello di un grande ateneo, quello che si è preso per la 165, per la 107 e per il decreto 65. I piccoli atenei non hanno nemmeno i docenti per poter fare questo, e quindi rimediano inserendo quegli esami che sono previsti nell'indirizzo specifico nella laurea L19 normale, che però in questo modo darebbe l'accesso anche agli asili nido.
Su questo è uscita l'8 luglio 2018 la circolare che tutti avrete letto, immagino. Siccome molte domande in questo senso venivano fatte al Ministero, l'8 luglio 2018 è uscita la circolare 14.000, ma non mi ricordo il numero, comunque la circolare del MIUR che specifica la irretroattività della legge e quindi dice che chi ha solo iniziato prima del 19-20, anche se si laurea fra 10 anni, il suo titolo rimarrà valido. Così come chi aveva dei titoli che a suo tempo sono stati accettati dalle regioni come titoli validi, rimarranno validi. Cioè praticamente chi è adesso nei nidi, anche se non ha né la L19 né l'indirizzo specifico, può continuare a lavorare non solo in quel nido, ma in ogni nido. Questo lo chiarisco perché me lo chiedono in tanti e pensando, ma sarò licenziato? No, anche qui si è fatta questa sanatoria e quindi chi non ha fatto l'indirizzo specifico perché si è iscritto l'anno scorso, anche solo l'anno scorso, potrà continuare a lavorare, potrà accedere insomma nei prossimi anni nei nidi senza avere l'indirizzo specifico. Per quanto riguarda il coordinamento delle varie figure, io sono d'accordo che siano, come dicevo prima, sguardi diversi che tutti portano la loro esperienza, la loro storia. Il coordinatore però è una figura, è la figura del pedagogista e qui sono indicate le lauree che portano all'accesso di questa. So che molti mi chiedono, ma se uno ha una triennale di un certo tipo e una di queste magistrali, non so se era questo il senso della domanda. No, questo è anche un altro aspetto. No, il senso della domanda era i coordinatori che in questo momento, per esempio, hanno un titolo diverso da quello. Sì, allora su questi, qui c'è proprio una. Questo è uno dei tagli della legge. Qui c'è proprio la lacuna da colmare. Spero di riuscire a farlo. In ogni caso, siccome si prevede per educatori e pedagogi, è rimasto questo, ma erano 5 pagine, ne sono rimaste 2. Voi capite che molte cose sono saltate. Questa era una. Io spero che si possa risolvere con una circolare, cioè che chi è attualmente, manca semplicemente l'irretroattività, non è che, quindi penso che sia una cosa fattibile e appena saprò chi sarà il nuovo responsabile legislativo del MIUR, che ancora stanno ballando, e però sono loro che portano avanti davvero le cose, insomma, sarà mia cura andare proprio a chiedere una circolarina, una nota ministeriale che precisi questa cosa qui. Invece, cosa stavo dicendo io? L'altra questione che stavi sollevando era quella dell'accesso alle magistrali provenendo da altre triennali diverse dalla L19. Allora, io so, molti mi dicono, ma vengono alla magistrale pedagogica con altre triennali. Io, gli atenei che conosco io, hanno tutti la commissione crediti. Quindi, per accedere a una di queste magistrali, bisogna sostenere gli esami mancanti alla L19. Non si accede a una di queste triennali se non in altro modo, a meno che qualcuno abbia un altro titolo di laurea con tutti i CFU della L19, mi sembra un po' difficile. Quindi per chiarezza devo dire che per accedere alla L19 alle magistrali occorrono gli esami previsti dalla L19 e non altri. È chiaro che se uno viene da psicologia
e si prende la laurea alle 19, e gliene riconosceranno molti, immagino, degli esami. Facciamo così. E come fanno quasi tutti gli Atenei, insomma. Sto dimenticando qualche cosa? No, voglio sottolineare questa affermazione del miglioramento dei servizi, perché il principio era proprio questo, l'ideale era proprio questo, che migliorando la qualità dei servizi si migliora la qualità della società in un tempo come quello in cui viviamo, che ha sdoganato il turpiloquio nelle istituzioni politiche, nelle istituzioni, cioè a tutti i livelli, purtroppo abbiamo sdoganato la maleducazione, che vuol dire, ma non sto facendo una questione solo formale, guardate, se uno dice anche una parolaccia ci sta, non sono io qui a formalizzarmi, ma stiamo sdoganando l'irrispettosità, cioè l'assenza di rispetto per l'altro, per le posizioni dell'altro, oltre all'assenza di ascolto, alle presunte certezze che ci fanno forti di qualche slogan e ci fanno perdere il pensiero. Ecco perché facevo la proposta di questo instant, perché credo che abbiamo proprio bisogno di recuperare pensiero per i nostri ragazzi. Non mi sono soffermata solo per i genitori, ma ci sarebbe da aprire un macro intervento sull'irruzione della rete nella formazione dei ragazzi, dei bambini, dei giovani e dei loro genitori, che sono i primi a rifiutare che stiano in classe senza cellulare, che vadano in gita senza cellulare, quando l'insegnante dice ce l'ho io per tutti, non è proprio un'assenza totale, no. Devo sapere in ogni istante che cosa fa il mio bambino. Poi magari lo faccio assistere a delle scene di violenza inaudita, domestica, ma questo bisogno di controllo che si accompagna purtroppo a una assenza di regole, alla paura di dare regole, poverino, che dopo gli viene il trauma. Ecco, allora, e dopo deve andare dallo psicologo. ecco, credo che questo sia un capitolo che non apro neanche, lo metto come titolo, perché è davvero un tema molto molto importante nella formazione dei coordinatori, negli incontri con i genitori che gli educatori devono promuovere, nell'acquisizione di competenze e di esperienze che i coordinatori devono promuovere e far circolare in relazione con gli altri servizi, perché non possono essere solo i servizi educativi a fare questo. Quindi lavoriamo in questa direzione. Grazie, grazie Vanna. Direi che possiamo avviarci alle conclusioni e concludiamo dicendo che su questa proposta dell'Istant noi ci stiamo come gruppo di pedagogisti che ha lavorato al corso educatori. Questa era l'origine, ecco. Questa era l'origine. Ma adesso dobbiamo farla una nuova edizione. Anche perché ci stiamo per un altro motivo, adesso non vorrei sembrare veramente retorico, però quando Paola diceva l'hai segnata anche tu questa frase, no? Che la frequenza del corso educatori ha migliorato i nostri servizi, ma l'esistenza del corso educatori e quindi il nostro confronto con loro ha migliorato la nostra didattica, ha migliorato l'università, perché attraverso questa esperienza di full immersion di 60 crediti con l'obbligo di frequenza che abbiamo voluto, noi abbiamo fatto un bagno di realtà e di contatto con il mondo dei servizi di cui avevamo assoluto bisogno per
riorientare la nostra didattica anche nella L19. Quindi è veramente stato, e non lo dico in maniera scontata, un'operazione di beneficio reciproco. Ecco. E ultima cosa, e veramente concludiamo, ho sottolineato una frase del tuo intervento, un passaggio sul coordinatore, ha evocato la solitudine dell'educatore, e questa mattina più di qualcuno, più di qualche intervento ha richiamato proprio questo aspetto e della necessità del confronto fra i coordinatori. Allora, tu hai fatto una proposta, ne metto sul tavolo una anch'io, che possa essere l'università un luogo, vista la collaborazione che è nata, all'interno del quale noi pedagogisti accademici possiamo confrontarci con i coordinatori e fare dell'università anche un luogo di confronto per i coordinatori, sempre in quest'ottica di... Esatto. Anche tra comuni, cioè non solo ci prendiamo servizio. L'impegno di lavorarci, ecco, come Dipartimento di Studi Umanistici e come corso di studio in Scienze dell'Educazione. Bene. Grazie ancora a Vanna Iori, grazie di cuore anche a tutti quanti voi e arrivederci.